Ben ritrovati amici, eccoci qua con un nuovo appuntamento con il video haul, i nostri acquisti che riguardano tutti i materiali che ci sono necessari per le nostre creazioni, ma non solo, perché c'è sempre poi un qualcosina in più. Allora, da dove iniziamo? Quest'oggi voglio iniziare dagli extra, di solito li lascio sempre per ultimi. Allora, vi mostro questi tre orecchini che ho preso dalle bancarelle locali, quindi della zona. Questa volta non mi sono inoltrata fino al mercatino dell'Euro, ma bensì sono rimasta sul posto, però li ho sempre pagati pochissimo, ovvero un euro ciascuno. Certo, a volte si trovano delle cose orribili, però se si sceglie si possono trovare delle cose veramente carine, come questo per esempio, questo paio di orecchini di un colore lilla, e sono carini perché hanno poi questi pendenti giù, vedete, queste foglioline, e mi piace anche il tipo di lavorazione, sono tutti a monachina. Questi invece richiamano, adesso non ce l'ho portata in mano, ma una spilla che avete visto in qualche precedente video haul, che abbiamo acquistato per fare una creazione, e niente, quindi mi ha colpito quello, mi ha colpito la lavorazione anche questa, e niente, mi ha colpito il rosso, e quindi mi ha colpito anche il prezzo, vabbè, insomma, per un euro dai, si può fare. E niente, al mio sguardo è arrivato anche questo paio di orecchini, cercavo un qualcosa simile, grandi cerchi, e mi ha colpito questo alternarsi di colori, il blu, il rosso e il nero, e c'è anche l'argento. Niente, veniamo ai materiali veri e propri. Qui abbiamo preso dei, cosa sono questi? Ah, ecco, non l'avevo visto bene, sono dei ganci praticamente, quelli che vanno al terminale. Poi c'è del filo d'alluminio color rosso che ci serviva per un tipo di lavorazione. Poi questo non l'abbiamo preso alla bancarella, ma l'abbiamo preso dal Mauris, è uno smalto rosso, ci mancava questo tipo di rosso, questa tonalità, e sempre rosso abbiamo preso questa catenella, poca, una sola semplice catena, perché ci serve per un tipo di lavorazione particolare. Poi siamo tornati ancora una volta a prendere le basi per gli anelli, che niente, abbiamo creato sia gli anelli etnici, che poi abbiamo anche intenzione un altro tipo di lavorazione sempre con l'anello. E poi qui abbiamo cambiato filo di perline, vabbè, abbiamo preso di nuovo questo giallo aranciato e questo marroncino, queste sono quelle, quelle gialle invece sono trasparenti e sono tutte sbrilluccicanti, lo stesso con dei brillantini, vedete, sono queste nere. Voi direte, ha preso la perla nera? Sì, a quanto pare barruba, perché c'erano rimaste solo queste due file. A noi ci serve per un tipo di lavorazione particolare, però nello stesso tempo poi mi è venuto un flash anche per altre creazioni. E niente, è tutto qui il bottino di oggi alle nostre bancarelle per fare man bassa del materiale che ogni tanto insomma ci termina, anche perché creiamo abbastanza spesso ultimamente. Io spero che anche questo video vi sia piaciuto, like e pollice in su se le cose stanno così, e vi aspetto al prossimo video. Bye bye.